Amici di Formula Italian Team, benvenuti, buonasera. Un'anteprima ci regala la Formula Open perché per la sua prima apparizione stagionale parte dal circuito cittadino di Hanoi in Vietnam, un circuito che nella vita reale non abbiamo avuto modo di apprezzare perché questa pandemia da coronavirus ci ha privato della possibilità di vedere dal vivo le vetture sfrecciare per la terza gara stagionale sul nuovissimo circuito cittadino, ultima creazione di Herman Tilke, ma avremo l'opportunità invece di scoprirlo meglio questa sera per il primo appuntamento della Formula Open, senza dimenticare che a partire dalla prossima settimana anche tutta la carovana di Formula Italia Team e quindi tutti i campionati faranno tappa per la terza gara stagionale, appunto seguendo i calendari FIA sul tracciato del Gran Premio del Vietnam nella città di Hanoi. A fianco a me in cabina di commento questa sera diamo il benvenuto al pilota della Prime League, Fabio Max Castelluzzo. Ciao, direi una serata veramente storica, è meraviglioso stare qua. Saluto a tutti. Mentre nella stanza dei bottoni, così come ci piace chiamarla noi, Andrea Badolato, direzione gara. Ciao Luca, buonasera. E allora abbiamo imparato a conoscere questa qualifica un po' atipica che vediamo in Prime League, dove scendono in pista solamente i nuovi piloti, le nuove leve. Certo, voi vi direte, ma quel Fabio lì in prima posizione in 1.33.4 non è proprio un nome nuovo. Questo è vero, ma Fabio ovviamente è solo un terzo pilota, non è un pilota che rientra nelle scuderie ufficiali. E allora, stasera si fa largo in Formula Open davanti a Lele Salva, che è a poco meno di 2 decimini da lui. Poi ci sono Erdenti, Kuonos, Brian, Chris Masten, anche lui vecchia conoscenza della Prime League, in attivo nei campionati quest'anno, ma che anche lui prende appunto parte a questa gara di Formula Open, e poi Filippo, che in 1.39.832 è settimo e diciamo virtualmente ultimo dei piloti che effettueranno questa sessione di qualifica. Fabio, parlavamo di questo tracciato mentre aspettiamo che l'azione in pista per questa sessione di qualifica vada ad accendersi ulteriormente nel finale. Parlavamo di questo nuovissimo tracciato che stasera scopriamo praticamente totalmente in anteprima. E insomma, un cittadino che ricorda tante cose. Sì, Luca, innanzitutto il Covid ovviamente ha fermato la Formula 1, non l'abbiamo vista nel 2021, lo vedremo, quindi qui in anteprima abbiamo la possibilità di vedere questo tracciato che a me è una pista, ne parlavamo prima dietro le quinte, un po' mi ricordo un'altra pista fantastica che ti piace tanto anche a te, no? Come no? Quindi ci ricorda fondamentalmente Valencia, dove forse era un po' tutto più compresso, no? Perché rettilinei veri e propri non c'erano perché curvavano un po' tutti, ma tra muri a destra e a sinistra e tra la parte più lenta cittadina, ma comunque anche degli sviluppi, un pochino forse ci avvicinava un po' a quel pensiero. Sicuramente Luca credo che sia diverso da Baku, ma poi soprattutto da Monte Carlo, e tecnicamente anche interessante. Come dicevi tu, io vedo anche un surname con un tempo, guardate, abbiamo fatto un po' di indagini ultimamente perché ci stiamo tutti preparando per i vari campionati, ma 1.33.4 e 1.33.6 anche Dandi non è male affatto, considerando che poi già scorriamo i tempi, e a parte la gomma gialla per carità, 36.3 di Kuonos, ma poi abbiamo comunque anche quella rossa 36.7, 37, 39, quindi insomma adesso hanno fatto un po' il vuoto, no Luca? Hanno fatto un po' il vuoto e si è avvicinato al duritesta anche Lele Salva, che in un primo 33 secondi, 658 millesimi, si è Eccolo. fermato a 23 millesimi da Erdandi. E ora vediamo, perché si sta andando a lanciare per un nuovo tentativo cronometrato. Siamo proprio in onboard con la AS di Lele Salva 24. Tra l'altro, stavo notando Erdandi e Lele Salva con lo stesso numero finale sul nickname. Chissà che non abbia magari lo stesso significato. Magari glielo Glielo chiederemo chiederemo. in altre occasioni. Vediamo Lele Salva. Primo settore, occhio qui perché bisogna stare molto attenti in uscita. Insidioso quel muro sulla destra. Leggera piega di curva 4. Primo settore. Non migliora mai in linea, a 43 millesimi dalla sua prestazione precedente.
largo qui l'impostazione della traiettoria. Fabio, chiamiamola un pochettino la rotonda, così per comodità. E è una curva, tra l'altro, che a parte la chicane iniziale offre un numero di interpretazioni abbastanza variabile, perché c'è chi magari vuole prendere la corda molto tardi, chi può farla molto stretta, chi preferisce una marcia in più, chi una marcia in meno, chi può preferire avere la vettura il più dritta possibile in uscita, chi riesce a controllarla meglio curvando di più. Insomma, è una curva talmente ad ampio raggio che di interpretazioni, appunto, ce ne sono tante. Sì, secondo me è spettacolare e lo vedremo anche con il proseguo dei campionati in futuro, dove approfondiremo sempre più questa pista totalmente nuova. Innanzitutto è molto lunga, quindi da lì c'è una varietà, quindi due grandi rettilinei. Luca, mi sembra che uno dei due sia tra i più lunghi di tutto il campionato mondiale, insomma, forse il secondo e il terzo in lunghezza. Ma poi c'è una parte veloce, abbiamo uno snake finto, nel senso che lo snake che ricorda un pochino gli USA, ma negli USA di spazio ce n'è per uscire e fare eventuali errori, qui nulla. Quindi io porrei anche l'attenzione sulla possibilità delle safety car, che credo siano abbastanza probabili in questa pista, e le strategie che vi si possono legare, no? Assolutamente, grande attenzione a quella che sarà la safety car. I muri sono molto insidiosi, e a proposito di muri, un paio di volte l'Elle Salva ci è andato molto vicino, ma ne è valsa la pena, perché ha portato a casa un miglioramento cronometrico interessante, che ha issato la sua assi in seconda posizione in un primo 33 secondi 595 millesimi. Si è migliorato quasi di un decimo, giusto un pelo meno, e questo comunque gli basta per essere giusto 40 millesimi più veloce di Erdandi, che invece ora con la sua Racing Point si trova in terza posizione. Fabio Zornheim e Erdandi sono ancora ai box quando mancano 3 minuti e mezzo al termine della sessione. Sicuramente Fabio andranno ad attendere i minuti finali per avere la massima gommatura della pista disponibile, e quindi poi andare a cercare di migliorare ulteriormente. Fabio Zornheim, anche lui, ha dato un'ulteriore stangata alla concorrenza, abbassando di un paio di decimini il suo massimale a 1.33.293. Chissà che magari non potremmo vederlo scendere al di sotto del 33 nell'ultimo tentativo. Ma guarda, credo di potermi esporre, sarebbe un tempo favoloso, perché sotto il 33 raga, veramente si... dici sì, tutto. No, scusate, allora è caduto Brian. Sì. Quindi praticamente la stanza va rifatta. Sostanzialmente stiamo solo verificando se è stata fatta nei primi 9 minuti questa caduta, cioè è caduto nei primi 9 minuti o meno. Ad ogni modo la stanza verrà rifatta a breve. Anzi, già abbiamo già avvisato Lorenzo. Okay. Perfetto, perfetto. Allora, dicevamo, 2 minuti e mezzo al termine, ecco, nominati e visti tutti in pista, Cuonno, Serdandi e Fabio Zornheim subito dentro a 2 e mezzo dal termine, anche perché comunque il giro di pista non è cortissimo, si gira oltre il minuto e mezzo per un giro spinto, sicuramente si va quasi sul minutino e 45, minuto e 50 per un giro d'uscita, quindi il tempo è denaro. Assolutamente sì, comunque vedo Fabio Zornheim abbastanza ancorato, direi quasi in maniera imperiosa, lì davanti. C'è anche da dire che quando qui ti cerchi di sfruttare il limite in qualifica, te la giochi, ci provi. Sul lungo passo di gara i piloti dovranno stare veramente molto attenti, perché appunto, come dicevamo prima, l'errore si paga. Tra l'altro non so quante curve a memoria, adesso non mi ricordo, forse una ventina, ed è un tracciato veramente complicato, ma io direi affascinante questa sera, perché l'andiamo a scoprire insieme, insomma, nel senso che gli altri circuiti li conosciamo da anni, magari alcuni che si ripresentano, ma questo è veramente completamente nuovo, così come gli stessi piloti stanno facendo in questo momento. Assolutamente sì. In merito al numero di curve, ti dico che sono 22, credo, e se la memoria non mi inganna poi andrò a cercare ulteriormente, l'unica pista che ha più curve di questa, le 22 del circuito di Hanoi, dovrebbe essere Singapore, che ne ha 24, credo, 23, siamo vicini. Intanto attenzione, perché si scaldano gli animi, ed è appena passato sul traguardo Fabio Zornheim, che inizia il suo ultimo giro di qualifica. Vediamo che combina, perché già c'è un tempo veramente molto molto saldo, e adesso la pista, come dicevi tu, si migliorerà per gli ultimi giri, ormai abbastanza ben gommata, quindi probabilmente tenterà quello che secondo me è veramente, non dico un'impresa storica, ma insomma sotto il 33, anche se non abbiamo riferimenti perché, come dicevamo, iniziamo adesso, ma
insomma, un po' da dietro le quinte durante questa settimana di piloti che si stanno un po' scaldando e provando per gli impegni di tutte le quattro nostre categorie, devo dire che credo che sia veramente un gran bel tempo, ma possiamo seguirlo, no, Luca? Assolutamente sì, stiamo seguendo anche Erdandi che passa al rilevamento del secondo settore con 171 millesimi di vantaggio sulla sua prestazione precedente. Non bastano per il 33-2 di Fabio Elsornain, ma bastano e avanzano per scavalcare di nuovo l'Ele Salva. E sta arrivando invece ora al secondo settore Fabio Elsornain, 213 millesimi di vantaggio, mentre sull'ultima curva Erdandi che va Wow. in pole con uno straordinario terzo settore in 1:33-2. 250, mette 43 millesimi di secondo fra sé e Fabio Elsornain, che però si sta migliorando, aveva 213 millesimi di vantaggio, ma si ferma lì, annulla il suo giro e riporta la sua Red Bull ai box, quindi colpo di scena, perché Fabio aveva il margine per abbattere il muro del 33, ma decide di abortire il suo giro e allora Erdandi è in pole. Benissimo, mi mancava su Fit giusto un piccolo titolo che è quello del club delle gufate e ci sono No. riuscito perfettamente stasera, quindi sono in buona compagnia. Un saluto a tutti i compagni a questo punto. Intanto salutiamo anche gli spettatori che ci stanno seguendo da casa. Un saluto a tutti. Se volete interagire, la chat è aperta, la chat è libera. Insomma, non ci facciamo mancare assolutamente niente. Intanto 1:34-1 per Dadoizzi, che si è messo in quarta posizione con la sua Mercedes, seconda fila per il pilota che lo scorso anno ha corso con i colori di casa Red Bull la Pro League. E quindi ormai siamo alla fine di questa sessione di qualifica con i piloti che stanno tutti quanti tornando ai box, oppure quelli che sono in pista hanno comunque già preso bandiera. Ok, per il 32 alto aspettiamo la Master, Luca. Ci hanno Aspettiamo la provato. Master. Tra l'altro, ecco, un altro dato che dovrei andare a raccogliere sarebbe andare a vedere il tempo della pole position degli eSports, se vogliamo essere proprio, no, non voglio dire masochisti, però avere insomma un riferimento che oltre quello, diciamo, bisogna ammetterlo, non esiste, quindi poi andremo a cercare, anche perché comunque, come abbiamo detto, la stanza dovrà essere Sì. ricreata e quindi insomma abbiamo tempo per concederci un pochettino di salotto. Ci mettiamo comodi, attendiamo che insomma tutto venga risistemato, mentre su schermo abbiamo la classifica di questa sessione. Li vediamo tutti, da Erdandi, poi Fabio Elsornain, Le Salva, Dadoizzi e via via tutti gli altri. Tra l'altro, altra particolarità di questo tracciato, un tracciato che passa di fianco allo stadio che è la sede. È stato la sede dei giochi del sud-est asiatico ed è sede ufficiale, dal punto di vista calcistico, della squadra del Vietnam. Diciamo, è un po' il il San Siro del Vietnam per quanto riguarda la nazionale vietnamita. Uno Beh, gli hanno stadio che dato una tra... Beh, centralità, no? Alla sì. pista è stata una centralità, insomma, un'importanza storica per un paese che forse conosciamo anche un po' poco, no? A parte dei precedenti storici appartenenti agli anni 70, insomma. Ma adesso è un paese moderno che